Gravissimo lutto nel mondo della politica italiana. È morto infatti proprio oggi, 9 ottobre 2019, Filippo Penati. Chi era costui? Era un famoso politico e dirigente sportivo italiano. Ricoprì la carica di presidente della provincia di Milano dall'anno 2004 all'anno 2009. All'anagrafe completamente si chiamava Filippo Luigi Penati. Era nato in quel di Monza nel lontano 30 dicembre del 1952. Si è spento a Sesto San Giovanni. Da come si legge su internet, era malato da tempo. Non è riportato di quale malattia, di quale patologia, e non intendo entrare nel merito. Faccio sapere però che prima di dedicarsi alla politica e a tempo pieno svolse la professione di insegnante e assicuratore, stando a quello che è riportato su Wikipedia, l'Enciclopedia Libera. Fu inoltre vicepresidente regionale dell'Associazione Circoli Cooperativi Lombardi, un settore della Lega delle Cooperative. Un personaggio molto rinomato in TV, infatti apparve in diverse trasmissioni politiche di approfondimento, e era molto conosciuto ovviamente in Nord Italia. Questo video di oggi termina qua, un video che non vuole ledere la privacy di Filippo Penati né della famiglia, a cui mando la mia più sentita vicinanza per quello che stanno provando in questi momenti. Fatevi forza, questo è il mio consiglio. Questo video termina qua, non vuole ledere la privacy di eventuali persone o entità umane, ma solo informare eventuali persone del fatto che Filippo Penati purtroppo ci ha lasciato. Grazie Filippo Penati, riposi in pace. Amen.